il futuro degli aeroporti piemontesi. Per un referendum sui piccoli tribunali. Seduta straordinaria sull'assistenza agli anziani. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 30 settembre il Consiglio regionale ha adottato due atti deliberativi per chiedere un referendum per abrogare le norme per accorpare i piccoli tribunali. Il 1 ottobre l'Assemblea ha concluso il dibattito generale sulle proposte per la caccia e ha svolto una seduta straordinaria sull'assistenza agli anziani. Nella mattina del 2 ottobre il Consiglio regionale ha ampiamente dibattuto sulle attività di volo all'aeroporto di Caselle. In primo piano. In Consiglio regionale, nella seduta straordinaria del 2 ottobre, l'assessore ai trasporti Barbara Bonino ha riferito che, dopo il confronto con Sagat, Alitalia ha assunto l'impegno al mantenimento del traffico nazionale nell'aeroporto di Caselle. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito e poi l'Assemblea ha approvato due ordini del giorno per l'impegno al rilancio dell'aeroporto di Caselle. Grazie all'intervento della Regione Piemonte i voli di Alitalia sono garantiti su Caselle, ma adesso le nostre perplessità sono per il futuro. Per questo un ordine del giorno per chiedere a Sagat che ci spieghi il piano pluriennale e delle garanzie da parte del governo di uniformità delle strategie di co-marketing. Alitalia deve rimanere a Caselle perché il Piemonte ha bisogno di essere integrato nella rete degli aeroporti italiani. Come gruppo del Partito Democratico siamo molto preoccupati. L'aeroporto di Caselle sta avendo negli ultimi anni un crollo del traffico, più del doppio di quanto avviene negli altri aeroporti. In Italia, ricordiamo, ci sono 112 aeroporti e non c'è più le compagnie di bandiera che li serve. Ecco perché stiamo qui a dire alla Regione Piemonte, al Presidente della Giunta regionale, datevi da fare, fate qualcosa, cerchiamo di non perdere come Piemonte anche un'importante infrastruttura come l'aeroporto di Caselle. Il Consiglio regionale ha adottato due atti deliberativi allo scopo di richiedere un referendum per l'abrogazione delle norme attuative della riforma per la nuova distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. La prima deliberazione, con 43 sì, 6 contrari e 2 non votanti, chiede l'indizione del referendum. La seconda, con 43 sì e 3 non votanti, delega i consiglieri Leardi e Negro per il deposito in Cassazione della richiesta congiunta con quelle di altre regioni. Il 1 ottobre il Consiglio regionale ha svolto una seduta straordinaria chiesta per sollecitare la revoca del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti. La sessione richiesta dall'opposizione, primo firmatario il capogruppo PD Aldo Reschigna, si è chiusa rimandando ad un approfondimento in Commissione Sanità gli atti di indirizzo collegati al dibattito. Stiamo dibattendo il problema dei malati non autosufficienti. Sono anni che dibattiamo intorno a questo tema la questione centrale che il malato non autosufficiente ha un diritto esigibile e pertanto la Regione Piemonte, in modo particolare il Presidente Cota, deve fare di tutto per batter cassa con il Governo centrale, cosa che fino ad oggi non ha fatto. Pertanto è un tema che non va risolto nelle aule dei tribunali, ma è un problema di giunta che va risolto con responsabilità politiche. La mozione presentata oggi, che chiede la bocciatura degli ammenti sull'Alzheimer, è quanto deve fare oggi la politica nei confronti di una fetta di popolazione in grave difficoltà. Io penso che trovare un'unità di intenti di tutto il Consiglio che rafforza la posizione della Giunta sia un dovere di qualsiasi consigliere regionale. Penso che questo sia un atto di grande responsabilità da parte di tutto il Consiglio. Il 30 settembre si è insediata la Commissione Speciale di Indagine per la promozione della cultura della legalità e il contrasto della criminalità organizzata, istituita dal Consiglio regionale nel luglio scorso. Nella prima seduta è stato eletto come presidente Andrea Buquicchio, Italia dei Valori, e in qualità di vicepresidenti Daniele Cantore, Popolo della Libertà, e Andrea Stara, Insieme per Bresso. Si è insediata la Commissione Antimafia della Regione Piemonte, che avrà come scopo quello di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nella politica. Era stato chiesto a gran voce anche dalle autorità giudiziarie e noi cercheremo di fare il nostro meglio collaborando anche con le altre istituzioni che hanno costituito analoghe commissioni.
Si sono riunite anche due commissioni permanenti per l'elezione del vicepresidente di maggioranza. La seconda, Urbanistica e Trasporti, ha eletto William Casoni, Fratelli d'Italia, in sostituzione del dimissionario Franco Maria Botta. E la terza, Industria, Agricoltura, Turismo, ha eletto Paolo Tiramani, Lega Nord. Molte questioni sul piatto dopo la riorganizzazione del 118 nel quadrante novarese che saranno assolutamente poste alla Giunta. Lo hanno rassicurato i rappresentanti della 4ª Commissione Sanità, presieduta da Carla Spagnuolo, a conclusione dell'audizione svolta all'ospedale Maggiore di Novara con i responsabili del 118, i sindacati e i volontari. La riunione è stata una verifica sul funzionamento del nuovo assetto organizzativo del servizio emergenza sanitaria del quadrante nord-orientale del Piemonte. La mobilità dei lavoratori, eventuali convenzioni e in generale la qualità del servizio saranno tema di approfondimento per i lavori della 4ª Commissione. Audizione a Palazzo Lascaris di oltre 30 sindaci della Valle Borbida che hanno avuto rassicurazione sui pagamenti dei contributi già rendicontati per il rilancio del territorio nel dopo ACNA. All'incontro, coordinato dal consigliere segretario Tullio Ponso, presenti il vicepresidente del Consiglio Fabrizio Comba e diversi consiglieri di vari gruppi politici, è intervenuto anche l'assessore all'ambiente Roberto Ravello. In breve. In Piemonte l'attenzione alla terapia del dolore e la capacità di fare rete tra ospedale e territorio sono più spiccate che in altre regioni italiane. Lo conferma il progetto Link Up, un'indagine condotta dall'associazione Vivere Senza Dolore nel primo semestre 2013, i cui risultati sono stati presentati a Palazzo Lascaris nell'incontro organizzato dalla Consulta delle Lette. Sono intervenuti la presidente Giuliana Manica, l'assessore alla sanità Ugo Cavallera, Marta Gentili dell'associazione Vivere Senza Dolore e Rossella Marzi della Commissione Terapia del Dolore della Regione. Fino al 16 novembre, nella sede di Via Piave 21 dell'Archivio di Stato di Torino, è aperta la mostra Casimiro Teja sulla vetta dell'umorismo. Disegni, vignette e immagini del principe dei caricaturisti che visse a Torino nella seconda metà dell'Ottocento e fu direttore del Pasquino. Tema dominante è la montagna, in omaggio ai 150 anni della fondazione del Club Alpino Italiano. Questa grande mostra dedicata a Casimiro Teja, la più grande mai realizzata, poi in realtà Casimiro Teja non ha avuto molte mostre dedicate, è importantissima per le chicche che presenta. Per esempio il viaggio da Torino a Roma, una sintesi dello spostamento della capitale da Torino a Firenze e poi da Firenze a Roma, e poi i suoi viaggi, i carnet de voyage, delle cose bellissime, importantissime. Lui era un giornalista, diresse Pasquino, e per Pasquino realizzò moltissimi reportage. Quali strategie aiutano i piccoli editori a raggiungere i propri lettori sul web? Come si progetta un giornale locale su una piattaforma multimediale? A queste ed altre domande sull'informazione del territorio ha cercato di rispondere il convegno Tra la carta e il web, organizzato dal Consiglio e dalla Giunta regionale con la Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali. Le progressive trasformazioni tecnologiche sono state al centro delle comunicazioni dei relatori. Il dibattito è poi proseguito con una tavola rotonda tra editori e direttori di testate locali piemontesi. Noi abbiamo modernato la nostra comunicazione istituzionale del Consiglio con le nuove tecnologie. Abbiamo un grandissimo patrimonio di donne e uomini che collaborano con noi, altri sono aggiunti in questi anni, quindi il prodotto della comunicazione nostra è di qualità. Lo mandiamo nelle famiglie, alle famiglie, alla società con le nuove tecnologie, però anche con le pagine, diciamo, dell'editoria locale, dei nostri settimanali locali in Piemonte, vogliamo entrare nelle case perché ci sono soprattutto per esempio gli anziani, ma non solo, che hanno ancora il gusto, il piacere di leggere questi giornali, e la nostra editoria locale è un patrimonio che non dobbiamo disperdere, ma che eventualmente dobbiamo contribuire ad ammodernare a lato degli editori che stanno facendo grandi sacrifici in un momento di crisi economica devastante. Come si realizza la rassegna stampa al tempo del web? La rassegna stampa si realizza automaticamente grazie al sistema che è stato finanziato dal Consiglio regionale del Piemonte, un sistema che ha un motore di ricerca attivo già fin dalle prime ore del mattino, che grazie alle edizioni digitali dei periodici che vengono trasmessi direttamente dagli editori locali giorno per giorno, permette all'utente di consultare le notizie appena arriva in ufficio. Palazzo Lascaris ha ospitato la prima edizione del premio FIDAPA San Giovanni Donne di Talento, organizzato dalla Federazione Italiana Donne Arti, Professione e Affari.
L'iniziativa è un riconoscimento a chi con il proprio ingegno ha fatto onore al territorio di appartenenza. L'evento si è concluso con la premiazione di Maria Luisa Cosso. In occasione della giornata mondiale, il Consiglio regionale dell'Ente Nazionale Sordi Piemonte, presieduto da Corrado Gallo, ha tenuto un incontro per ringraziare i comuni che hanno riconosciuto la lingua italiana dei segni e per consegnare gli attestati alle allieve che hanno concluso il corso interpreti LIS di Torino e Biella. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Regione, rappresentata dalla consigliera Augusta Montaruli. All'incontro era presente anche il consigliere Mario Carossa. È online sul sito internet dell'Assemblea regionale il 10° rapporto sulla legislazione regionale del Piemonte relativo all'anno 2012. La pubblicazione esamina in particolare la produzione normativa del Consiglio regionale, la modalità di approvazione delle leggi e degli emendamenti e la partecipazione di genere. Le leggi più significative sono accompagnate da una scheda di lettura che sintetizza obiettivi, fini, contesti e scadenze del provvedimento.